sul canale. Oggi nuovo video, 5 cibi che aiutano a rendere la vostra pelle luminosa e più sana. Ho visto che queste tipologie di video vi piacciono, quindi ho pensato di parlarvi di cibo questa volta. Quali sono i cibi che in qualche modo dall'interno rendono la vostra pelle luminosa e sana? Gli spinaci hanno delle proprietà antinfiammatorie e quindi aiutano a combattere l'acne se assunti regolarmente, diciamo, magari nell'insalata, nella pasta fredda. L'importante è che non li cuocete, ma che li mangiate crudi. E oltre a queste proprietà antinfiammatorie, ha la proprietà anche di diminuire l'olio in eccesso che noi abbiamo sulla pelle. Quindi se avete la pelle grassa, mangiare gli spinaci è un toccasana. Il secondo cibo è l'arancia. L'arancia, come ben sapete, è ricca di vitamina C, che oltre a far bene al corpo va bene anche alla pelle, perché grazie a questa presenza, quindi alla presenza della vitamina C, questa protegge proprio la pelle e la rigenera dall'interno. Terzo ingrediente, le mandorle. Le mandorle sono uno dei cibi anti-age, quindi mangiare mandorle fa bene alla pelle ma anche alle rughe, quindi mi raccomando, mangiate le mandorle. Quarto cibo che fa bene alla pelle sono i mirtilli. Sono ricchi di antiossidanti e soprattutto favoriscono la riproduzione di collagene. Infine, ultimo ingrediente, lo yogurt. Lo yogurt ha delle proprietà antinfiammatorie, antibatteriche. Grazie alla presenza dell'acido lattico, questo combatte sia le macchie della pelle che la pigmentazione della pelle. Magari se avete delle macchie della pelle dovute al sole, per esempio, mangiare lo yogurt dovrebbe ridurre la pigmentazione. Essendo ricco di antibatterici, lo yogurt aiuta a combattere anche l'acne. Quindi ragazzi, questi erano i 5 cibi che renderanno la vostra pelle luminosa e sana. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Se volete altri video di questo genere, mi raccomando, scrivetelo giù nei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!